Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la matura di Aremo numero 97. Allora, vediamo un po' i componenti. Oh, abbiamo il punto di unione della gambe, delle gambe C e D e l'assemblaggio della posizione A. Quindi oggi completiamo il nostro modello tutto per intero. Solo che dobbiamo fare queste parti qui, cioè i punti di unione C e D e C e D2 che sono uguali. Allora prendiamo i due pezzi, in questo modo dobbiamo unire, però prima dobbiamo mettere la molla. In che modo? Con i supporti delle molle. Allora, sì, la molla va messa qua dentro. Allora, prenderemo una molla, dov'è? Vado a finire, eccolo. Il supporto. La molla mettiamo dentro un pernino e il supporto va agganciato così. E perno in questo modo, vedete, molto semplice. E dobbiamo mettere l'altro punto di unione in questo modo, naturalmente dobbiamo tenere tutti i pezzi uniti in questo modo. In questo modo ci siamo, sì, qua va bene, è uguale, solo che la molla non tiene tanto. Allora, così, così, non è facilissimo. Comunque, dopo aver agganciato tutte la molla, dobbiamo mettere tre viti. Ci vediamo dopo. Ecco qua, dopo aver agganciato tutti i componenti e messo le tre viti, questo è il risultato. E qua c'è il gancio, deve fare questo movimento qua. La stessa cosa faremo agli altri due pezzi. Metteremo la molla e il supporto della molla. Quindi ci vediamo dopo, la fine di questo montaggio. Eccoci qua. Abbiamo fatto i due punti di unione, cioè delle gambe C e D1 e C e D2. Questi li metteremo da parte e iniziamo l'unione del bacino alla sezione delle gambe del nostro Ironman. Vediamo in che modo. Allora, recuperiamo il bacino e dobbiamo unirlo i due gruppi allineando il foro dei componenti e dobbiamo stringere una vite nel foro del lato sinistro, cioè qua. Qua è tutto a posto, sì, del lato sinistro. Quindi avviciniamo le nostre gambe che sono qua, le metteremo così, aia, avviciniamo il bacino in questo modo, facendolo scivolare, penso. Sì, così. Dobbiamo mettere una vite nell'altro lato. Ci allaghiamo la gamba
sinistra, dobbiamo mettere la vite come indicato in figura. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, dopo aver messo il bacino alle gambe, è il momento di mettere il busto al bacino del nostro Ironman. Allora, alzo la telecamera, ecco qua, prendiamo il nostro busto completo, dobbiamo sentire un click nell'agganciamento, vediamo se è vero. Eccolo qua, si vede? Sì, è un po' instabile, ma noi abbiamo il nostro gancio. Vediamo se va indietro e in avanti, vediamo, così. No, tiene. Tiene perfettamente. Vediamo l'inquadratura più indietro. Eccolo qua. Vediamo il massimo. Eccolo qua. Nel lato destro abbiamo la nostra base completa. Il nostro Ironman completo nella posizione A, cioè dritta. Ok, adesso metterò l'Ironman nella base girevole. Allora, il mio aiutante prende la base, io prendo qua Ironman e devo spostare anche il tappetino, lo prendo da qualche parte. Eccolo qua, facciamo così. Apriamo il nostro gancio. Avviciniamo. Eccolo qua. Si vede perfetto? Sì. Eccolo qua, la nostra base completo è tutto. Devo mettere solo due pezzi qua laterali. Dovete questi due pezzi laterali nelle gambe ed è finito. Vediamo. Lato destro che è questo. Allarghiamo le braccia, vediamo se tengono. Sì. In questo modo. Ok. E quest'altro così. Ok, direi che ci siamo. La base è illuminata, il nostro Ironman anche può girare, vediamo. Sì, vedete la nostra base illuminata, Ironman completo, base che gira, illuminata. Vediamolo anche dal più vicino. Ci sono delle parti mobili. Dettagli dei polpacci, vediamo. Eccoli qua. Possiamo aprire quasi completamente. Perfetto. Direi che ci siamo. Mettiamolo a posto nella posizione iniziale. Così concludiamo il video. Poi nel prossimo video vi farò vedere un po' di posizioni. Poi metterò il pugno. Così.
come deve stare, più o meno. Dai, il pugno è questo, dai. Un po' aperto, ma va bene lo stesso. Ok. Direi che ci siamo. Per questo video è tutto. Grazie per la visione. A presto. Ciao.